Ciao Mellowes, come sapete, Weathering With You di Makoto Shinkai è uscito al cinema quest'ottobre grazie a Dynet e a Nexo Digital. Però per chi se lo fosse perso, ricordatevi che tornerà al cinema solo il 5 e il 6 novembre. Ora, in questo video parleremo di uno dei più importanti colpi di scena del film, quindi se non lo avete visto, mi raccomando, non ascoltate. Comunque, la trama la conosciamo, abbiamo questi due ragazzi che sono Hodaka e Ina. Due ragazze con delle vite un po' complicate. Hodaka è scappato dalla sua città, non dice chiaramente perché, ma si capisce che si sente soffocato, che vive in una piccola isola e vuole provare appunto a vivere per conto suo a Tokyo. La vita chiaramente è difficile perché è un minorenne scappato di casa, però alla fine riesce a trovare lavoro in una piccola agenzia che scrive storie legate all'occulto e che lavora anche con dei magazine, delle riviste. A un certo punto incontra una ragazza che vive insieme al suo fratellino, sono orfani. Lei tenta di mantenerlo come può con lavori che rimedia grazie a documenti falsi. Insomma, una storia con dei personaggi insoliti, con delle vite complicate che anche raramente si vedono in questo tipo di film. Molto interessante. Ora, come sapete, a un certo punto arriva il grosso colpo di scena, ovvero incontriamo in questa storia due personaggi di Your Name, ovvero Mitsuha e Taki. Ora, analizzando le scene, io penso che il momento in cui i due ragazzi incontrano Taki sia collocato prima che Taki rincontri Mitsuha. E penso che il momento in cui Taki e Mitsuha finalmente si rincontrano nella famosa scena sia collocato più o meno nel periodo in cui Hina lavora come portatrice di Sereno. Infatti, se andate a riguardare la scena, vi accorgerete che sul terreno si vedono delle pozzanghere, ha appena piovuto, quindi probabilmente era uno di quei momenti in cui, dopo aver piovuto per tanto tempo, Hina aveva appunto riportato il Sereno. Perché? Che cosa succede in questo film, tornando alla trama? A un certo punto Hina sa di avere questo potere di riuscire con la preghiera a far ritornare il sereno quando piove e da parecchio tempo a Tokyo non fa altro che piovere, per cui i due ragazzi tentano di utilizzare questa sua potenzialità per trovare un lavoro di cui vivere. Però ci si rende conto anche di una cosa abbastanza triste e sconvolgente, cioè che la portatrice di Sereno è legata a una leggenda che vuole che a un certo punto lei debba sacrificarsi e ritornare al cielo, sostanzialmente. E quando questo poi succede, quello che accade è che Hodaka non accetta di averla persa e quindi decide di inseguirla, passa attraverso un portale e la riporta indietro. Ora, secondo me, l'unione tra la storia di Weathering With You e la storia di Your Name non è casuale, non è semplicemente un easter egg, diciamo una citazione fatta per fanservice, perché io penso che queste due storie abbiano molto in comune. Innanzitutto degli elementi soprannaturali, anche degli elementi atmosferici particolari, una cometa piuttosto che appunto questa pioggia incessante e la presenza di una portatrice di Sereno, e anche ovviamente il rapporto particolare molto stretto tra due ragazzi che si conoscono e diventano fondamentali l'uno per la vita dell'altro. Io penso che questa sia, diciamo, una base lanciata da Shinkai per una serie di film connessi in qualche modo tra di loro. Tutti riguardo gli stessi temi, cioè l'amore assoluto, in un certo qual modo anche Dio, la natura, il destino dell'universo, soprattutto il concetto di destino in generale. E anche il finale mi fa presagire questa cosa, perché come sa chi ha visto il film, a un certo punto dal momento che Hina è stata riportata sulla Terra, quello che succede è che a Tokyo continua a piovere. Piove per sempre, a un certo punto la città viene chiaramente quasi completamente sommersa ed è questo che loro intendono con il fatto che hanno cambiato la forma del mondo. Ecco, anche questo secondo me è un indizio del fatto che Shinkai vuole cercare di creare un suo universo animato, con delle sue regole, delle sue caratteristiche, delle cose che avvengono in questo universo, tra cui appunto cambiamenti concreti alla forma del mondo, ma anche appunto elementi magici, ragazze e ragazzi che in qualche modo diventano, diciamo, dei mezzi per questi fattori magici e utilizzano questa magia per poter innescare delle situazioni. Insomma,
ci sono talmente tanti punti in comune che io penso che anche nei film successivi Shinkai continuerà su questo filone e potremmo avere appunto una sorta di suo universo, di suo Giappone, di sua Tokyo, dove tutti questi personaggi alla fine avranno probabilmente qualcosa in comune e ci porteranno a conoscere, diciamo, i messaggi, la morale che Shinkai ci vuole presentare. Io spero che sia così e non vedo l'ora di vedere i suoi prossimi film. Ciao Mellowers, alla prossima!